Non avrei mai pensato, ma lo faccio con grande entusiasmo, nel dover difendere i fichi, e in particolare i fichi di Carmignano. Dopo tanta fica che ho difeso e protetto, arrivo adesso al frutto più ipocrita, perché è evidente che, come sapete bene per chi ha studiato la grammatica italiana, l'albero è maschio e il frutto è femmina. Quindi abbiamo l'arancio e l'arancia, il pero e la pera, il melo e la mela, il pesco e la pesca, il fico e il fico. E come mai il fico e il fico e il fico e il fico? Forse la pianta è gay? Non si rispecchia in un frutto femminile? No, credo che ci sia la Chiesa. La Chiesa ha determinato una specie di correzione della grammatica. L'unico frutto, pensate anche all'uva, qualunque frutto è femminile, no? L'unico frutto maschile è quello che dovrebbe uscire come la fica, invece si chiama il fico. D'altra parte, per dire di un uomo che è valoroso, prendi la bellezza della fica, che è di per sé grazia, tanto che se uno non ha fortuna nella vita lo dice sfigato, cioè senza fica, e prendendo la bellezza, l'abbondanza, la maternità che la fica presuppone, è nato il fico, che quindi è un uomo che ha le caratteristiche di una donna bella. Quindi fico e fico fanno sì che in realtà, in questa ipocrisia della grammatica, io abbia amato moltissimo il fico, che assomiglia alla fica. Quando lo mangi ti sbrodola, si bagna, è meraviglioso, è un atto sessuale compiuto. E ho sempre pensato che tra le cose più preziose create da Dio ci fosse il fico. In questo rapporto eterosessuale col fico, nella sua natura sostanziale che è femminile, mi sono trovato in tanti luoghi, ma ho scoperto che c'è una riserva di protezione del fico, anche secco ma anche fresco, a Carmignano. Ma di quel fico non importa nulla a nessuno. Non gliene importa un fico, sarà per quello che dice: non me ne importa un fico. Come non te ne importa un fico, coglione? Ci sarà un assessore all'agricoltura, alla regione, ci sarà un ministro dell'agricoltura, credo di sì, credo che sia Martina. Vuoi svegliarti, Martina, che poi dovresti essere Martino, come la Boldrini, siccome singolare femminile è la Boldrina, tu Martina dovresti essere Martino. Detto questo, caro ministro, vuoi preoccuparti della vita della fica, anzi della vita del fico? Perché il fico è minacciato, e sembra uno scherzo, io giochi con le parole. In realtà, pur giocando sulla grammatica, tutto quello che ho detto del fico è vero, e anche che è minacciato, così come furono qualche anno fa e tuttora sono le palme, dal punteruolo rosso, uno stronzo cornuto rosso per l'appunto, che sale sopra la palma e la fa morire. C'è un punteruolo rosso con un nome più poetico, nero, punteruolo rosso in senso metaforico, per il fico, che arriva sul fico e comincia a malmenarlo e a maltrattarlo e a farlo sfiorire e a farlo rinsecchire senza il procedimento naturale che lo faccia rinsecchire per il piacere, lo fa rinsecchire per il dolore, lo fa morire. Ora, occorre che chi si occupa di agricoltura abbia la sensibilità di salvare il fico, e con ciò stesso la fica, e che una comunità scientifica si preoccupi di trovare il vaccino, che tanto viene diffuso oggi per salvare i ragazzi e diventa obbligatorio, il vaccino del fico. Ora, tutto questo che io ho raccontato in maniera pittoresca ce lo dice il testimone del fico. Qui avete il testimone della fica e il testimone del fico, che però lavorano per lo stesso obiettivo, e io che lavoro per il fico vedo che lui lavora per la fica pure, e ci spiega perché quello che ho detto è vero e come sia possibile tentare di scongiurare questa calamità. Che è calamità? Martina o Martino, Martino, Martina, fico, fica, svegliati, e anche l'assessore, quell'assessore destra, centro, sinistra che avete alla regione, perché qui siamo appunto in Toscana, ascolti il grido di dolore del ficologo. C'è il filologo, il ficologo, c'è lo psicanalista, il ficanalista, tu sei il ficologo, che ci spiega che quello che ho detto non è una battuta, un gioco di parole o un gioco di generi, ma è la verità a cui non si è trovata ancora risposta. Cioè, grazie professore, davvero, il nostro è un grido d'allarme che non riguarda purtroppo solo Carmignano. Ecco, vale per il fico d'Italia. Esatto, questo insetto che è arrivato da non si sa dove ormai da più di 10 anni. Prende il colorino del fico. Questo è un fico dottato, Questo è proprio il classico fico di Carmignano, quello con cui si fanno i fichi secchi.
Questo insetto comunque non risparmia varietà, non risparmia tipologie. L'insetto si chiama? L'insetto si chiama, è un coleottero, curculionide, che ha appunto un rosso davanti, si chiama attualmente Acles specifico SP confronta foveatus, è un nome chiaramente tecnico. Tecnicamente è uno stronzo, insomma. Sì, è uno assolutamente. Stronzo. E tu lo odi? Io lo odio e devo dire... Gli animalisti non ti si lamentano quando tu lo uccidi, tu lo prendi e lo uccidi. Io ne ho uccisi molti, però perché loro hanno ucciso le mie piante. Diciamo che la mia è stata una mia reazione. Come quella dei miei colleghi agricoltori. Tu non sei per la guerra ma per la difesa? Io sono per la difesa, ma in un certo momento, prima di arrivare a fare il trattato di pace, bisogna fare anche la guerra, quindi in questo momento la guerra. Come appare questo stronzo? Questo insetto sì, è un insetto nero davvero con questo rostro. Ora è arrivato quando? È arrivato nel 2005, sono 12 anni che è presente in Toscana, non è specificato da dove è arrivato, probabilmente con piante importate dall'estremo oriente. È uno sempre di questi che va dall'Oriente, cioè, terrorista, come un terrorista, di questi che mettono le bombe. È un bombarolo del fico. Uno stronzo bombarolo del fico, testa di cazzo d'un coglione. E come si chiama allora? Si chiama Acles. Acles! Se ti prendo ti mangio, anzi mangiarlo forse non vale, no? Può essere... potrà essere forse una risorsa futura, visto che... E quanti sono? Gli insetti? Sono tantissimi, perché su una pianta sola ce ne possono essere anche a decine. Qui ci sono. E tu ogni giorno ne uccidi quanti? Io in questo periodo gli adulti se ne uccidono poco, perché c'è il ciclo biologico, può essere di più turni, diciamo, di presenza. In questo momento sono larve che sono all'interno della pianta e quindi poi si svegliano, crescono. Crescono, diventano. E come diventa il fico colpito? Allora, il fico colpito avvizzisce. Appunto. La pianta comincia a soffrire, le foglie ingialliscono, non c'è più un vigore, diciamo che l'esempio quindi colpisce classico, il fico albero, non il fico vica. Fa entrambi, cioè quando è adulto mangia il frutto e mangia il frutticino secco, questo completamente lo divora e il frutto diventa irraccoglibile perché è sciupato. Quando è larva, appunto, dopo che l'insetto ha deposto l'uovo nella corteccia, e questo è l'uovo, si è sviluppato, è diventato larva, la larva si nutre delle parti interne della pianta, interrompendo il passaggio di linfa e quindi l'alimentazione della pianta stessa dalle radici, e la presenza di uno, di due, di tre, di quattro negli anni fa sì che la pianta, che come il fico classico è una pianta vigorosa, d'estate si vedono piante giganti, le foglie verdi bellissime. In questo momento, in questi momenti invece sotto l'attacco di questo insetto, le piante piano piano si indeboliscono. Certo. Ma che minaccia è? Una minaccia grave? È una minaccia grave, purtroppo, e noi ci stiamo muovendo. E ancora non è stato fatto nulla. Non è stato fatto ma niente. Non per colpa della politica in assoluto, ma perché non c'è. Allora, ci sono delle mancanze di conoscenze ancora su questi insetti. Infatti quello che noi siamo qui a richiedere come io come presidente dei produttori dei fichi secchi di Carmignano, ma per tutti i fichi d'Italia e per tutte le fiche d'Italia, siamo qua a chiederlo, vogliamo, a Pietramarina in questo gli Etruschi mangiavano fichi? È chiaro, ci sono anche delle, in questo splendido libro ci sono anche delle testimonianze che riferiscono a questo. Chiediamo di far partire una ricerca per capire come bloccare la diffusione di questo insetto e lo chiediamo anche per i produttori, per gli amanti di questo frutto che in questo momento non hanno problemi, che si stanno cogliendo i loro fichi tranquillamente pensando l'anno prossimo coglierò altri fichi, ci farò la marmellata, li regalerò, li seccherò. Non è detto perché... diamoci un taglio, diamoci un taglio, ma andiamo a fare il culo, come si chiama? L'Acles, sentiti minacciato, Acles, sei in pericolo. Tu Martina svegliati, Martino, e cerchiamo che i medici, gli scienziati, trovino il vaccino per eliminare questo stronzo cornuto di Acles. E per poter ancora assaporare questi splendidi frutti.